Siamo qui con Luca Zanchetti, fondatore e ricercatore legato appunto al pane nella sua sacralità e nella storia, e ha realizzato questo bel progetto di questo sito che si chiama panenostro.com, dove inserisce tutte le informazioni legate appunto al pane. Avevo piacere di presentarti meglio, Luca, per insomma spiegare chi sei. Luca è un giovane cuoco e chef, quindi ricercatore, ha lavorato nei diversi locali, quindi di riconoscimento internazionale, quindi guide Michelin, Relais, Luxury Hotel, al seguito poi di personaggi come Gualtiero Marchesi, Norbert Colonna. Quindi questa passione che nasce dal pane e che stai cercando di portare come azione nel mondo. E nello stesso tempo Luca si definisce spacciatore naturale di lievito madre biologico. Come nasce questa cosa, Luca? Beh, la passione diciamo che un po' fa parte del mio DNA, perché io avevo i nonni che facevano i fornai, quindi praticamente è una cosa di famiglia che uno ha portato avanti. E col tempo ho capito che mi piaceva fare il cuoco, quindi dopo i vari studi che ho fatto ho iniziato questa mia carriera, e attraverso le ricerche degli alimenti che faccio mi sono proprio dedicato molto più volentieri al pane e alla passione che c'è dietro per questo alimento, che oggi come oggi è abbastanza scadente all'interno della nostra società. E quindi abbiamo deciso di fare anche un sito per dedicare un po' a tutte le persone che vogliono fare una ricerca loro personale in rete, e ho dedicato questo sito a tutti quelli che vogliono ricercarlo per portare avanti le proprie ricerche, e quindi ho messo a disposizione tutto quello che io so e quello che io ho conosciuto del pane per chi volesse magari anche iniziare un piccolo approccio con il pane sano, con prodotti biologici. Metto anche a disposizione questo lievito madre biologico, che ormai è realizzato da me da qualche anno. E che è realizzato nello specifico con quali ingredienti? Con farina biologica, yogurt biologici, frutta biologica, che hanno usato una loro fermentazione spontanea, e quindi si è creato questo lievito madre biologico, che io regalo a chi lo volesse anche provare a casa per iniziare questo piccolo approccio con il pane. Certo, quindi è anche giusto e doveroso dire che questo territorio è importante proprio per l'approccio culturale nel mondo del biologico, certo, e biodinamico. Certo, sì, di sicuro. Cioè, il pane nella nostra provincia è arrivato ai tempi dell'Impero Romano. Da lì si è evoluto e noi abbiamo sviluppato nella nostra provincia i vari tipi di pane, le varie cresce che sono ormai famose nel mondo, la crescia di Pasqua che è nostra, quindi il pane, la filetta di pane marchigiana che è nostra. Questo pane che io dico sempre, dovete stare sempre molto attenti nell'acquisto, perché dovete prendere un pane biologico sviluppato con ingredienti biologici. Quindi è questa la cosa importante che uno deve controllare. Quindi possiamo anche dire che il pane è anche un sinonimo di sviluppo, di civiltà. Sviluppo e di unione, perché noi ci identifichiamo in questo alimento e oggi purtroppo stiamo perdendo questa cultura e dobbiamo cercare di riacquistarla. E il discorso è poi, tra l'altro, confrontandoci spesso, parlando di tipicità e di territorio, l'importanza che ha assolutamente il gusto, quindi la memoria olfattiva. Quindi parlare di biologico in termini culturali significa creare questa memoria del gusto, per cui più gli ingredienti sono sani e legati a madre natura, più riescono a suscitare questo sentimento di ricordo, di dimensione. Quindi la tua importanza proprio di intervento nel cercare di spacciare, nel senso... Sì, non solo, l'importanza è anche far capire alla gente come riconoscere un pane sano. Quindi non solo con i marchi, queste cose qua, ma di andare praticamente a ricercare il biologico, perché è l'unica qualità e garanzia che noi abbiamo oggi. Quindi attraverso anche i corsi che tu hai fatto nel mondo? Sì, sono stato anche in Argentina praticamente per sponsorizzare il lievito madre, la panificazione italiana, negli States abbiamo fatto un ottimo lavoro, cioè quindi praticamente l'obiettivo è sempre quello, cercare di portare un pane sano nelle nostre tavole, non un pane industriale, un pane che oggi noi mangiamo quotidianamente. Esatto, e questa intuizione, idea in qualche modo moderna, perché si allaccia con tutti gli strumenti di tecnologia, di comunicazione, quindi portarti con dietro di te questo sito web appunto
panenostro.com significa creare questo biglietto da visita in movimento, sì, dove tu aggiorni costantemente, anche grazie alla tua ricerca, perché per lezione... Sì, non ha una fine, comunque sia, non sono da solo, c'è anche una ragazza, Simona, che praticamente mi aiuta a mettere in rete tutto quanto, quindi... Da soli non si riesce a fare niente, il pane unisce e ha unito anche questa cosa qua, quindi va bene così. Ecco. Mi sembra un buon elemento che possa rappresentare il lavoro di tutti noi. E tra l'altro con Luca Zanchetti siamo presenti qui a Palazzo Ubaldini, quindi ad Apecchio, all'interno del Festival Allogastronomia, quindi con questo richiamo nazionale abbiamo visto molte istituzioni, molto entusiasmo e queste aziende, quindi questa forza che parte dal basso, e ti hanno invitato qua proprio per quale motivo, Luca? Anche per sviluppare un pane alla birra, che noi abbiamo qua all'interno, abbiamo allestito un piccolo tavolo con i prodotti biologici, abbiamo trovato una birra biologica tedesca per produrre questo pane, abbiamo usato il nostro lievito madre biologico, un miele di contadini dove è stato chiamato simbolicamente miele di api non stressate e la farina biologica che ci viene generosamente offerta dalla cooperativa Girolomoni, dove il bio è proprio una realtà, non una moda, ma una realtà proprio concreta nella storia di Isola del Piano. Esatto, quindi diciamo che il risultato del pane è proprio anche il risultato di un territorio sempre più attento, sì, e comunque diciamo anche storicamente attento, quindi come l'azienda di Gino Girolomoni, Montebello, sì, nei confronti degli alimenti biologici, proprio come depositari di questo testimone da far conoscere. Quindi penso che l'intuizione che tu abbia avuto nel creare questo strumento fruibile, quindi nel web e nelle nuove tecnologie di panenostro.com, credo che sia una grande intuizione nel cercare di arrivare attraverso la notizia ovunque tu sei o ovunque l'utente si trova per poter approfondire questa conoscenza. Sì, l'obiettivo è questo, cercare di raggiungere il più facilmente possibile le persone per dargli un po' di cultura su un qualcosa che pian piano il tempo ci sta portando via. Quindi questo è il nostro obiettivo, speriamo di riuscirci. Benissimo, grazie Luca.